Domenica gli attivisti del Movimento 5 Stelle sceglieranno il loro candidato sindaco alle amministrative di Carrara. La corsa è tra Francesco De Pasquale e Michele Palma. Servizio di Cinzia Chiappini. Un'intervista doppia in stile Le Iene per presentare via web e social i due aspiranti alla candidatura a sindaco per le amministrative 2017. Il Movimento 5 Stelle si è preparato così al rush finale per la scelta del nome destinato a giocarsi, probabilmente con il PD, la poltrona di primo cittadino di Carrara. Due gli attivisti che hanno dato la propria disponibilità a giocarsi la candidatura, ovvero Francesco De Pasquale e Michele Palma. Il primo, classe 1962, sposato con un figlio, di professione fa l'insegnante. Dal 99 al 2012 è stato attivista del comitato SOS Carrara in prima linea contro l'inquinamento da polveri sottili e da lì è approdato al Movimento 5 Stelle, entrando in consiglio comunale alle amministrative 2012. Il suo avversario, si fa per dire, è Michele Palma, classe 1969, sposato e padre di due figli. Di professione fa il consulente informatico ed è attivista del Meetup Carrara dal 2006, dove si è occupato in particolare di gestione dei rifiuti, energia e democrazia diretta. Domani dalle 9 alle 19, presso la sede del Movimento 5 Stelle in Galleria d'Azeglio a Carrara, gli attivisti di lungo corso del Movimento 5 Stelle esprimeranno la loro preferenza sul candidato sindaco. Lo scrutinio inizierà alle 19 e sarà affidato ai due consiglieri comunali Matteo Martinelli e Federico Bonni. Una volta selezionato, il nome dell'aspirante primo cittadino sarà inviato insieme alla lista dei candidati al Consiglio Comunale al Movimento 5 Stelle Nazionale per ottenere la certificazione. Solo dopo il nulla osta di Grillo & Company la lista dei pentastellati carrarese potrà essere considerata ufficiale.